Pettinari, si torna a parlare del problema sicurezza a Pescara, mai come oggi insomma un problema che torna drammaticamente alla ribalta. Beh, intanto io che da anni parlo di criminalità e di emergenza sicurezza, oggi non mi stupisco, ma non voglio neanche parlare dagli ultimi casi, partire dagli ultimi casi eclatanti, perché l'ultimo caso è un omicidio, se ne occuperà la magistratura, va bene. Il problema è che a Pescara c'è un'emergenza sicurezza ormai da anni, non dichiarata e non decretata. Qui abbiamo delle sacche di illegalità diffusa e dei quartieri caldi a partire dalle periferie, ma non solo Ferro di Cavallo, Fontanelle, Rancitelli, Borgo Marino, San Donato e quant'altro. Nelle zone centrali, in alcune ore della giornata, proprio qui nei portici di Piazza Salotto, nella vicina Piazza Santa Caterina, nel tratto di Corso Vittorio Emanuele, nella famigerata area di risulta, voglio dire, perché di notte diventa una famigerata area di risulta, i cittadini hanno paura perché almeno si registra un'aggressione al giorno, bastonate, aggressioni sulla riviera, quindi è una microcriminalità, c'è un popolo dimenticato e lasciato completamente in abbandono, che viene taglieggiato quotidianamente e continuamente. Io che cosa sto chiedendo da tempo? Che si vada a decretare l'emergenza sicurezza. Oggi qualcuno dice c'è emergenza sicurezza, dobbiamo scrivere anche al Ministero. L'emergenza sicurezza andava decretata almeno 1500 giorni fa. Decretare l'emergenza sicurezza lo deve fare il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico, all'interno del quale siede anche il Sindaco di Pescara. Unità fisse di polizia laddove ci sono le zone calde, nella centrale di dispaccio più grande della Regione Abruzzo, che attrae criminalità tipo Ferro di Cavallo, Rancitelli, non so, là ci vogliono unità fisse. In altre zone ci vuole l'operazione strade sicure per dislocare più pattuglie e un ausilio con i militari. E poi un'altra cosa, mi si consenta, posti di blocco. Io voglio vedere la mia città cinturata, è una città non sicura, lo vado dicendo da troppi anni, oggi cominciano a dirlo anche gli altri, è troppo tardi, mi fa piacere che qualcuno si è svegliato da un lungo sonno, ma è troppo tardi, quindi si faccia subito, si faccia presto, perché soprattutto qui in centro, nella parte centrale della città, tante persone hanno paura.